Salve, buongiorno e benvenuti, io sono Violetta e questa è una nuova puntata di Ficca Naso, il vostro segugio personale sempre in caccia di succulente notizie dal mondo di Hollywood e non solo. Oggi parliamo di Spider-Man Far From Home, o meglio, di tutte quante le teorie scaturite dalle cocenti rivelazioni che ci sono state fatte in questo film. Ovviamente, proprio per questo, vi avvisiamo. Pericolo spoiler, lo diciamo subito perché è roba grossa. Se non avete visto dunque Avengers Endgame, Spider-Man Homecoming e Spider-Man Far From Home, meglio che torniate in un secondo momento, a voi la scelta. E adesso gli spoiler iniziano tra 3, 2, 1. Spider-Man Far From Home è sicuramente uno dei migliori, se non il migliore, film sull'arrampicamuri che abbiamo avuto il piacere di vedere in sala. Gli omaggi a Tony Stark, la crescita di Peter, un villain super carismatico. Sì, vabbè, per chi legge i fumetti lo sappiamo, era telefonatissimo, ma passiamoci sopra. Rimandi al Marvel Cinematic Universe come se piovesse, ma soprattutto due scene post-credit da urlo. Le due scene dopo i titoli di coda, per chi è più pignolo, la scena mid-credit e la scena post-credit, sono due fondamentali tasselli del film. Andiamo per ordine. La prima scena, a metà dei titoli di coda, ci mostra Peter ed MJ volteggiare. Fra i palazzi di New York, ragnatela alla mano, lei non sembra contentissima, finché una volta a terra l'attenzione di Spider-Man non viene catturata da uno dei maxi schermi del Madison Square Garden. Qui vediamo uno dei personaggi alla base della mitologia fumettistica di Spidey, ovvero J. Jonah Jameson, che dal suo TheDailyBugle.net, il tradizionale quotidiano Daily Bugle dei fumetti, è evidentemente stato rimodernato, fa letteralmente crollare il mondo di Peter, mostrando un infido montaggio che non solo ribalta l'epilogo della battaglia tra Spider-Man e Mysterio, probabilmente realizzato dai suoi scagnozzi, in cui l'arrampicamuri viene dipinto come un criminale, ma Jameson, tramite le parole di Mysterio, svela al mondo l'identità segreta di Spider-Man. Sotto la maschera si nasconde Peter Parker. La rivelazione avrà sicuramente delle conseguenze devastanti sulla vita del ragazzo, che esploreremo nel sicuro sequel di Far From Home, ma anche probabilmente in alcuni dei prossimi film dell'MCU. Anche se quelli in attuale produzione avanzata, Black Widow e gli Eterni, sembrerebbero essere ambientati nel passato. Sicuramente ne sapremo di più dopo il Comic-Con, manca pochissimo. È probabile che ritroveremo quindi Peter ricercato dalle autorità, ma anche braccato dai suoi nemici, McGargan per esempio, destinato a diventare lo Scorpione. Aveva giurato vendetta a Spidey al termine di Spider-Man Homecoming ed era alla ricerca della sua identità segreta. Ma non solo, Peter dovrà far fronte all'ostilità e alla diffidenza dell'opinione pubblica, come da tradizione. Nei fumetti infatti, complice il solito Jonah Jameson del Daily Bugle, Spider-Man non ha mai goduto del favore delle masse, venendo sempre additato come una minaccia. Contrariamente a quanto è stato mostrato finora, tranne dei pallidi accenni in tutte le sue incarnazioni cinematografiche che lo celebravano come il beniamino di New York. Spendiamo due parole per J.K. Simmons, l'attore che interpreta Jameson. Si tratta dello stesso attore che interpretò lo stesso personaggio nella trilogia di Spider-Man di Sam Raimi, che qui torna per unirsi di fatto all'MCU. Si tratta in ogni caso ovviamente di un diverso personaggio, o meglio una versione diversa del personaggio, proprio come lo Spider-Man di Tom Holland è una versione diversa dello stesso personaggio che interpretò Tobey Maguire, la cui scelta in sede di casting ha fatto felicissimi nostalgici delle prime avventure sul grande schermo di Peter Parker. La seconda scena invece inizia mostrandoci Nick Fury e Maria Hill. Scopriamo solo al termine del film che per tutta la durata della pellicola i due erano stati sostituiti da Talos e da sua moglie Soren, due Skrull che abbiamo conosciuto in Captain Marvel. Il vero Nick Fury infatti si trova in una base nello spazio, o in un'astronave, circondato da Skrull per chissà quale motivo e chissà quale piano. È sicuramente stata sua l'idea di inviare sotto mentite spoglie Talos sulla Terra, ma perché lo avrà fatto? Dove si trova esattamente? E Carol Danvers è con lui? Le domande che questa scena post-credit ci fa venire in mente sono moltissime, ma principalmente ci chiediamo due cose. Da quanto tempo, o per quali particolari periodi, magari Nick si è fatto sostituire a singhiozzo, Talos interpreta Nick Fury? Quanti e quali altri personaggi dell'MCU sono stati finora e sono tuttora degli Skrull? Fra i fedelissimi di Nick, dopo Maria Hill, il primo nome che ci viene in mente è quello di Natasha Romanoff, alias la Vedova Nera. Ma le possibilità in realtà sono infinite. Gli Skrull sono cicciati fuori negli anni 80 dell'Universo Unito, e quindi sono anni che intrattengono rapporti con Fury. Chissà quale piano contorto ha ideato, o meglio, chissà quale trama contorta hanno ideato Kevin Feige e Marvel Studios per questa quarta fase dell'MCU. E poi alla fine, ipotesi più becera, magari la sostituzione con gli Skrull è stata pensata da Sony e Marvel Studios per non far passare il vero Nick Fury per un tonto, pronto a cadere nelle illusioni di Mysterio, quindi in pratica tutta la faccenda potrebbe non avere alcun seguito e alcun significato. Immaginiamo a fine produzione qualcuno che dice: ma è possibile che Nick Fury si è fatto fregare così facilmente? Ideona, non era lui, giriamo una scena con gli Skrull completamente scollegata da tutto.
un'ipotesi, ma io non credo che sia andata così. Nulla è per caso nell'MCU. Quasi nulla. Ad ogni modo, questo era tutto quello che avevo da dirvi per oggi. E voi che cosa ne pensate? Fatemi sapere tutte quante le vostre teorie e speculazioni in un commento qui sotto. Grazie per aver guardato, iscrivetevi ai social al canale di Scream Week e venite a trovarmi sul mio canale Violetta Rocks e su www.violetta.rocks. Ai prossimi appuntamenti, ciao!